L'ultima slide, l'ultima cosa è te stesso e la tua etica. Io penso che se stessi si può riallacciare al discorso che ho fatto precedentemente. Ora vi dirò una cosa che è abbastanza triste, ok? Però secondo me noi si nasce, si muore da soli e tutto quello che facciamo di meglio lo facciamo per noi stessi, in maniera un po' egoistica. Lo facciamo perché fa bene a noi stessi, ok? Quello che magari io posso provare, la gioia che io posso provare nel raggiungere un obiettivo, che magari questo obiettivo è dato per creare qualcosa o comunque per aiutare anche qualcun altro. Quando si diventa padre, comunque genitori, si ha una visione molto diversa. Non si pensa più a te stesso, ma pensi a te stesso per i propri figli. Quindi quando te dici, ok, io voglio arrivare qua, ma voglio arrivare qua perché voglio dare a mio figlio delle possibilità diverse, voglio garantirgli una stabilità, voglio garantirgli qualcosa. Poi spesso succede che magari quello che tu gli dai, lui lo manda sempre tutto un pochino a quel paese, come spesso succede con i figli in generale. Ma l'idea non è quella di dargli qualcosa che poi dopo lui possa non lavorare. L'idea è quella di garantirgli la possibilità di non soffocare magari in un ambiente che potrebbe essere quello che lo circonda. Quindi magari uno dice, c'è persone che possono dire io voglio far sì che mio figlio vada a studiare in America, quindi metto da parte i soldi e lo mando a studiare in America. Oppure persone che dicono io voglio che impari bene il francese e quindi magari 2 anni lo mando in Francia. Oppure chi decide proprio di rimanere dov'è e dice ok, io rimango in Italia, costruisco tutta una struttura che se lui un domani vorrà continuare la mia attività la potrà continuare. Questi sono dei ragionamenti che uno fa. È logico però che quello che fai prima di tutto deve essere fatto per te stesso. Secondo me, e prima deve piacere a te stesso, nel senso che voi la comprereste mai un qualcosa fatto da voi, prodotto da voi, che a voi non piace? No, non credo. Anche nel settore dell'arte è un settore strano, perché io quando io ho anche dipinto, vengo più che altro da quel mondo lì, dal mondo dell'arte, quando dipingevo le cose che a me non piacevano, piacevano agli altri. Quindi è sempre così, le cose che non ci piacciono piacciono agli altri. Però se una cosa ci piace è per noi stessi. Per noi stessi deve innanzitutto piacere a noi stessi colmare, non dico l'ego personale interno, però darci una sensazione di benessere. Se per esempio facciamo un lavoro e questo lavoro non ci torna, non ci piace e non ci torna, c'è qualcosa che non va bene, ok? Perché dentro noi stessi non siamo convinti che vada bene. Poi magari agli altri va benissimo, però a noi no. Questo è uno degli aspetti che secondo me va valutato. E poi la propria etica. Bisogna avere una propria etica. L'etica, io intendo dire avere una sorta di buonsenso, una sorta di linee guida interne che ti permettono di andare avanti. Cioè non è che io posso, conosco tante persone, conosco delle persone che magari di fronte a te, anche involontariamente, ti parlano bene, come sei bravo, come sei bello, come sei capace. E poi dopo con altre persone dicono, ma hai visto Matteo che coglione che è un pezzo proprio di cacca, lavora male, insomma è una testa di cazzo numero uno. Scusate sempre il francesismo. Quindi anche questo penso che faccia parte della propria etica, cioè nel senso io ho la mia etica è faccio questa determinata cosa, faccio così perché voglio fare in questo modo. Averla sicuramente può essere di aiuto per poter anche crescere o comunque avere delle situazioni migliori anche a livello lavorativo. La volta scorsa vi ho detto che quando parlate con il cliente, magari interessarvi, studiare, fare qualcosa di diverso, far vedere che magari a voi interessa l'arte. O interessa, o ne capite di borsa, o ne capite di architettura con un cliente in un contesto che magari non c'entra nulla, però siete lì a fare una pausa, è più positivo. E allo stesso modo dovete avere anche voi una vostra etica per
per gli altri. Secondo me la base deve essere una certa onestà, ma onestà non soltanto a livello di onestà nel dire io dichiaro, faccio, cosa, no, onestà intellettuale ed onestà anche proprio vera, trasparente. Ed è quello che un pochino manca. Anche questo fa parte, secondo me, dell'etica di una persona, avere questa certa onestà intellettuale, onestà diretta nel dire le cose come stanno, comunque nel cercare di avere una propria linea guida di pensiero che sia più trasparente possibile. Perché? Perché essere dei farabutti, dei mascalzoni, non aiuta. Cioè, il classico venditore che venderebbe anche sua mamma non aiuta, non è la figura che vogliono le persone, non è la figura che aiuta, ok? Quindi, secondo me, bisogna un attimino anche valutare un po' quello che uno ha davanti in base a quello che ha. Poi è naturale che in un mondo dove non esiste regole di mercato, perché il mondo del 3D non ha regole di mercato, non ci sono listini prezzo, c'è una specie di associazione che sta cercando di aiutare le persone, ma non è che ci sta riuscendo più di tanto, nel senso che è un po' caotica la situazione e sarà un lavoro lungo che dovranno fare nel tempo, questo parlo in Italia, però avere comunque questa sorta di onestà e di linee guide sono l'ideale, cioè non vedo perché bisogna mentire o bisogna non essere coerenti con se stessi. Questo è tutto, è quello che io ho imparato, quello che io so su come lavorare in questo settore, su come crescere in questo settore qua.